Vado? Wondering what you got for me. Egyptian currents out to be my lady only. Gives me butterflies. Dopo quasi due mesi è giunto il momento finalmente di parlare di GoPro Hero 9 Black, che è quella che in questo momento mi sta riprendendo. Non voglio fare la classica recensione in cui vi parlo di che cosa è figo e di che cosa non è figo, ma vi voglio parlare di quali sono i pro e i contro, secondo me, di questa nuova GoPro. Il primissimo mega pro di questa GoPro Hero 9 Black è l'obiettivo rimovibile. Con GoPro Hero 8 l'obiettivo non era rimovibile e ci sono stati un sacco di utenti che si sono rifiutati di comprare GoPro proprio per questo motivo, mentre con la 9 finalmente possiamo tornare a smontare l'obiettivo senza alcun problema e anche a salire sul su. E tra l'altro, secondo punto di forza di questa GoPro è la presenza di uno schermo. Stavo accoppando il bambino. Il secondo pro di questa GoPro Hero 9 è la presenza di un display anteriore che mi mostra esattamente quello che succede. Infatti qua c'è Ale e qua c'è Fefe. Dalle impostazioni è possibile impostare la dimensione del preview del video nel display anteriore. Hello! Ho appena mangiato. Il terzo pro di questa GoPro Hero 9 Black, a mio parere, è la presenza di un display posteriore nettamente più grande rispetto alle dimensioni del display di GoPro Hero 8 e di GoPro Hero 7 e chiaramente tutte quante le GoPro che vengono prima della 7 Black. Sai che c'hai? GoPro Hero 9 Black è la prima telecamera di casa GoPro a registrare in 5K 25 fps, oppure con il vecchio 4K 60 50 60 fps. Al momento sul mercato la telecamera con risoluzione maggiore è Insta 360 One R con modulo da 1 pollice, che registra in 5.3K, ma devo dire che questo 5K di GoPro è veramente ben fatto, veramente molto dettagliato e figo. Un altro punto di forza, che in realtà può anche essere visto come un punto debole, è il fatto che questo nuovo sensore sia un sensore da 24 megapixel contro i 12 megapixel delle vecchie GoPro. È un pro perché grazie ai 24 megapixel è possibile scattare delle fotografie molto più dettagliate rispetto a quello che si poteva fare con il sensore da 12 pollici, ma è un contro perché è lo stesso sensore, o meglio ha le stesse dimensioni del sensore vecchio, ha solamente più megapixel e di conseguenza quando la luce tende ad abbassarsi anche il sensore inizierà a peccare un attimino. Vediamo un po' come si comporta in low light a 1600 ISO max e devo ammettere che in questo caso abbiamo la stabilizzazione impostata su boost, quindi il massimo della stabilizzazione possibile e immaginabile su un action cam. Blocco e passo a 6400 ISO, e ora siamo passati a 6400 ISO, e potete vedere che nelle parti buie c'è veramente un sacco di rumore, e non vedo il rumore ma vedo che fanno schifo le luci direttamente dallo schermo anteriore, quindi c'è poco da fare, c'è poco da fare. Che sei una rocchettara? Porca miseria. Che fa codesto? E come si comporta con la stabilizzazione boost a 6400 ISO? Vediamo di corsa. Sì, effettivamente Federica suggerisce bene. Sono uscito con le ciabatte. Secondo me GoPro poteva anche spingersi un pochino avanti facendo un sensore più grande, visto che la telecamera di per sé è molto grande, e infatti un contro di questa telecamera è anche la dimensione della scocca, perché io trovo che sia la più grande in commercio in questo momento, cioè tra tutte le GoPro questa qui è sicuramente la più grande. Cosa sta succedendo, Fede? Dobbiamo
dobbiamo tornare, abbandoniamo. Quindi si ribaltano costantemente, quindi bisogna andare via. Brava, pagaia un po'. Oh, ma guarda lì che roba, che pagaiatrice. Non so se l'avete vista la recensione di questa tavola, ma ho fatto una gran recensione di questa tavola da soup di Bluefin, perché secondo me è la migliore sul mercato, perché lì davanti, vediamo se riesco a farlo vedere, qui si può attaccare un pole, si può attaccare una vite. Ci attacco sempre la Insta360 che adesso c'ho in mano. L'esperienza utente di GoPro resta in assoluto la migliore sul mercato. Come si gestisce il menu, come ci si sposta tra le opzioni, tra le modalità di utilizzo, è la migliore in assoluto. Però mi aspettavo che la qualità del touchscreen fosse migliore. Non lo metto come un contro, perché secondo me è una cosa che si può risolvere con qualche aggiornamento firmware nei prossimi mesi, ma ad oggi ho atteso così tanto anche perché il touch non mi soddisfa proprio per niente. Bisogna cliccare troppo spesso e con troppa pressione, altrimenti non lo capisce, non capisce cosa stiamo selezionando. Però l'esperienza utente resta la migliore sul commercio. Chi c'ho dietro? C'ho qualcuno dietro. Ciao ciao. Gente, ecco il pro di avere lo schermo anteriore è che ho visto arrivare il ragazzo. In una situazione normale non l'avrei visto arrivare e mi sarei dovuto girare per forza di cose. Punto di forza di GoPro Hero 9 a questo giro è anche HyperSmooth 3.0, che è identico a HyperSmooth che era presente su GoPro Hero 8 Black. L'unica reale differenza, e che è il punto di forza appunto, è la possibilità di abilitare HyperSmooth 3.0 in tutte quante le risoluzioni e con tutti quanti gli FPS. Se è vero che HyperSmooth 3.0 è disponibile in tutte quante le risoluzioni, a tutti quanti gli FPS, è anche vero che HyperSmooth 3.0 in certe modalità croppa tantissimo, arriva fino al 25% di crop sull'immagine. Ragazzi, incredibile, nelle GoPro di ultima generazione i passi avanti che hanno fatto con la modalità Time Warp. Infatti con Time Warp 3.0 sarà possibile finalmente, oltre che rallentare passando da un timelapse in movimento a un video a velocità normale, è possibile anche rallentarlo del 2x, addirittura abilitare la registrazione dell'audio durante la ripresa. Bellissima questa funzionalità di GoPro Hero 9 Black, ossia HyperSmooth 3.0, che può entrare in velocità reale e filmare registrando anche l'audio. Posso rientrare però. C'è però un piccolo problema con Time Warp 3.0 che, se avete visto poco fa, forse l'avete notato, ed è il fatto che quando andiamo a cliccare sul display l'ingresso nella velocità reale, oppure andiamo a cliccare il pulsante mode, che è una scorciatoia fisica per uscire e creare lo speed ramp, è come se la registrazione dell'audio non sia bilanciata con la registrazione del video. Non è fuori sync, ma quando schiaccio prima rallenta e poi inizia la ripresa dell'audio, la registrazione dell'audio. Con questa GoPro Hero 9 Black, GoPro ha deciso di introdurre anche delle nuove power tool. Cosa sono le power tool? Sono praticamente delle funzionalità che vanno ad aumentare l'utilizzo, la semplicità di utilizzo della GoPro. Queste tre nuove power tool, che sono Hindsight, acquisizione programmata dei contenuti e durata delle riprese, consistono in Hindsight, la possibilità di registrare dai 15 ai 30 secondi prima della pressione del pulsante sopra la GoPro, che è qualcosa di spaziale. Non ho testato la durata batteria con questa modalità attiva, perché comunque immaginate, con Hindsight attivo praticamente la GoPro sta riprendendo sempre. Andrò a testare la cosa e ve ne parlerò su Instagram nelle storie, quindi passate a trovarmi anche su Instagram. Massi 11.
L'acquisizione programmata dei contenuti invece permette di impostare quando iniziare una ripresa. Ci permette di impostare l'orario affinché la GoPro possa iniziare in autonomia, in totale autonomia, la ripresa. Ultimo power tool introdotto con questa GoPro Hero 9 Black è la durata delle riprese. Sarà infatti possibile andare ad impostare quanto il video dovrà essere lungo, per quanto tempo la GoPro dovrà funzionare. Tutto questo va a creare un ecosistema di funzionalità che rendono la GoPro abbastanza autonoma nel prendere e nel registrare contenuti. Ottimo lavoro sotto questo punto di vista. A mio parere il più grande contro di GoPro Hero 9 Black è la mancanza di aggiornamento. Il processore di questa GoPro Hero 9 Black è lo stesso processore di GoPro Hero 7 Black, di GoPro Hero 8 Black e, se non erro, anche di GoPro... Hero 6 no, solo di da GoPro Hero 7 Black in poi. Stesso processore, ma perché non fanno un aggiornamento? Questa GoPro si surriscalda, questa GoPro si impalla. Attenzione, spesso la GoPro si impalla anche perché la scheda SD non è quella corretta. Quindi vi lascio in descrizione il link alle due migliori schede SD che vi consiglio per GoPro. Torniamo al video. Anche se meno, ma si impalla e diamine! Spettacolare questa nuova possibilità di allineare l'orizzonte in FOV lineare. Infatti selezionando il FOV lineare più allineamento dell'orizzonte sarà possibile mantenere l'orizzonte allineato. Quante mosche, porca miseria, che ci sono. Sarà possibile mantenere allineato l'orizzonte fino, mi pare, ad un'inclinazione di 30 o 45 gradi. E però, ed è una cosa che non riesco a capire il motivo per cui è stato fatto così, secondo me in qualche aggiornamento andranno a bloccare questa cosa, è possibile impostare su GoPro la modalità Max Mod, e con la modalità Max Mod praticamente andando a impostare sullo schermo l'allineamento dell'orizzonte, anche ruotando completamente la GoPro sarà possibile mantenere la linea stabile. Con il Max Mod, che non ho ancora avuto il modo di provare, il FOV sarà molto più ampio rispetto al Super View che sto utilizzando adesso. Andremo a testare questa cosa in futuro. Se siete incuriositi da questa nuova GoPro e volete avere maggiori informazioni tecniche, quindi volete andare a leggere quali sono effettivamente le novità, vi lascio qua sotto in descrizione il link al sito di GoPro in cui potrete trovare tutte quante le informazioni che volete. Se cliccate sul link qua sotto in descrizione, a voi non cambierà nulla a livello di prezzo, ma mi darete una mano a sostenere il canale per portare contenuti sempre aggiornati e sempre buoni e nuovi. Purtroppo con questa GoPro Hero 9 Black non è possibile collegare uno smart remote. GoPro dice, tramite conoscenze interne, GoPro afferma che un telecomando, uno smart remote, sarà possibile collegarlo da gennaio in poi, ma sarà possibile collegarlo perché sarà un nuovo telecomando. Tutti i telecomandi usciti fino ad oggi non possono essere collegati a GoPro Hero 9 Black. Ciao ciao a tutti quanti i telecomandi che avete comprato, il Telesyn o lo smart remote ufficiale di GoPro, non si possono più collegare. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Adesso vi devo lasciare perché stasera devo andare a vedere un posto fighissimo che si chiama Global Village qua a Dubai. Vi porterò un vlog su questo posto perché è veramente spettacolare, quindi restate sintonizzati qua sul canale, iscrivetevi, lasciate un bel like a questo video e commentate con i vostri dubbi, con i vostri pensieri positivi e negativi di questa, su questa GoPro Hero 9 Black. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!